Ciao amici, come state? Io sto benone, tutto bene, ma sono ancora scioccata dai tuoi spaghetti al posto del cappuccino brioche di prima mattina. In effetti il mio video della pasta asciutta a colazione ha fatto scalpore. Si sono dichiarati subito i pro e i contro, anche perché in Italia ogni occasione è buona per fare un partito. Del partito dei pro in particolare mi ha fatto tantissimo sorridere una mia cliente che seguo da tempo come naturopata. Mi ha scritto una mail perché fa anche lei la colazione salata, perché la frutta e i dolci non può più vederli neanche con il binocolo e voleva qualche suggerimento oltre alla pasta che avevo fatto vedere. Non la capisco proprio. Oh, invece io e lei ci capiamo e come. E anche tante amiche e amici che seguono il canale, sono sicura. E pensavo di condividere con voi quello che le ho risposto. Quindi ecco subito le idee che le ho dato. Vanno bene per chi ama la colazione salata o per chi vuole iniziare a provare e resterà assai stupito. Pasta senza glutine, toast con avocado, uova strapazzate, gallette di riso con patè di olive, patate lesse condite con sale e olio, hot dog con wurstel vegetale, polenta di mais, semolino di riso, riso in bianco o riso in brodo, brodo vegetale, panino con tofu affumicato, vellutata di verdure, perché no? Ma sei sicura di iniziare la giornata così? Certo, e non solo io. Infatti la risposta di questa mia cliente è stata quella che mi ha fatto sorridere. Mi ha mandato subito una mail in risposta con scritto felicità al quadrato. Francesca, fortissima, le mando un saluto anche da qui. Buona colazione salata. E già che ci sono, saluto anche Christian. Mi ha scritto per avere info sul mio prossimo viaggio in India. Vi dico già le date, che andranno dal 7 al 18 marzo. Iscrizioni aperte, ma numero chiuso. Info in descrizione. Christian, come stai? Fatti sentire ogni tanto, ok? Un abbraccio, ciao! Bene, dunque, questa settimana è successo qualcosa di nuovo per me. Ho imparato una parola nuova. È un neologismo, ovviamente, che non avevo mai sentito. È nexting. Ah, vuoi dire Netflix? Ma non lo conoscevi? No, ho detto nexting. Cosa vuol dire? Chi lo sa già, lo scriva qui sotto. Agli altri lo racconto adesso. Se vi sembra interessante però mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Nexting è qualcosa che sembra aiuti a vivere meglio, a essere più felici. Si tratta di affinare la capacità di creare delle aspettative o positive, mi raccomando. La teoria del nexting è questa: se vi aspettate il meglio e vi preparate a viverlo perché visualizzate i vostri obiettivi, la realtà non vi deluderà. È stato calcolato che influisce sul 14% per il raggiungimento di un obiettivo. Scusa, ma il restante 86%? Ci dobbiamo lavorare noi. Dipende dalle nostre capacità e dalla situazione. Ma allora tutta questa fatica di proiettare, scusa? Tutti usiamo la mente per proiettare. E se uno proietta ciò che viene dopo, next, appunto, in modo positivo, magari ottiene risultati più positivi del 14%. Sarà? Sarà, sì. Comunque, sapete una cosa? Io sono una sostenitrice del momento presente più che del futuro, che ancora non esiste. Io credo che il cambiamento non debba essere next, dopo, ma adesso, con quello che faccio più che con quello che penso. Quello che faccio oggi getta i semi per un futuro migliore. Ma scusa, non è nexting anche quello? Sì, ma è più concreto, non è solo mentale. Sarà che io sono una donna concreta. E te ne vanti? Beh, sì,
Non c'è niente di male a essere concreti, no? Quindi adesso, concretamente, vi annuncio i video previsti questa settimana. Poi a volte vedete che non ce la faccio a pubblicarli proprio nei giorni stabiliti, ma ce la metto tutta, credetemi. A proposito, per sostenermi e fare crescere il canale, se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi. È facile, basta un click. Così e attivate la campanella delle notifiche per essere i primi a vedere i miei video appena escono. Allora, mercoledì sarà il 1° novembre, inizia il mese della salute della prostata. Vi voglio raccontare in cosa consiste la challenge di Movember, a cui ho già accennato, e le cose più giuste da fare e quelle da evitare per questa preziosa ghiandola maschile per i più giovani e i diversamente giovani. Ah, chiamo anche mio marito. Venerdì, 3 ricette fatte in casa per migliorare le occhiaie odiose e fastidiose, sì, ma non necessariamente indelebili. Speriamo! Sabato torna Serena e questa settimana torna davvero con i suoi esercizi sempre più efficaci per tonificare tutti i muscoli efficacemente e restare super fit con il sorriso. Così ho la scusa per non andare in palestra e fare training a casa. E domenica iniziamo a celebrare novembre come il mese più vegan dell'anno. Quindi video imperdibile per chi vuole diventare vegano e per chi lo è già da tempo. Stay tuned! Sai cosa? Organizzo una cenetta vegana con le mie amiche, così non ce lo perdiamo proprio. Per oggi è tutto, mi raccomando, condividete questo video per diventare anche voi portatori sani, di salute naturale e coinvolgere sempre più persone. Noi ci vediamo al prossimo video, nel frattempo sempre trendy e sani, con Simona Vignali naturalmente. Ciao! Finito, bye!